Oggi andiamo a preparare le buonissime camille della Mulino Bianco. Non so te, ma io ho sempre adorato queste merendine e farle in casa è veramente semplicissimo. Partiamo dalle carote, a cui ho tolto l'estremità e che ho già pelato. Adesso con la grattugia a fori larghi la vado a grattugiare. Qui già c'è la scorza dell'arancia. Mi raccomando, utilizza arance biologiche. Poi le camille per i suoi colori fanno subito autunno. Inoltre contengono tantissima, tantissima vitamina C che fa benissimo per il nostro organismo. Puoi anche decidere di frullare le carote, però secondo me con la grattugia viene meglio perché vengono più fini, invece con il frullatore rimangono più grossolane. Rompiamo le uova a temperatura ambiente all'interno della ciotola della planetaria. Uniamo anche lo zucchero, puoi utilizzare anche lo zucchero a velo in pari quantità. Agganciamo la frusta e montiamo alla massima velocità per almeno 15 minuti. Perfetto, possiamo andare ad inserire la farina di mandorle. Le carote, poi gli altri liquidi, olio e succo d'arancia, aroma a fior d'arancio oppure alla mandorla. Io amo l'arancia, quindi metto qualche goccia di questo, un pizzico di sale e diamo una mescolatina a velocità 1. Ed infine farina e lievito setacciati. Se non vuoi preparare le monoporzioni e quindi le tortine, puoi direttamente versare l'impasto in una tortiera del diametro di 20-22 centimetri. In questo modo il risultato finale sarà una maxi camilla. E ultimiamo amalgamando, sempre a velocità 1. Queste merendine nascono nei pirottini di carta, ma essendo che ho notato che l'impasto si attacca quando lo vado a cuocere in queste cartine, ho preferito imburrare ed infarinare una teglia per muffin. In questo modo le camille verranno più precise e poi, una volta cotte, le andrò ad aggiare qui sopra. Con un mestolo prelevo un po' di impasto e lo vado a versare nell'apposito spazio. È un composto veramente sofficissimo e sicuramente dovrò fare una doppia infornata. A me piacciono belli i cicciottoni, quindi li riempio tanto. E cuociono nel forno preriscaldato a 170 gradi per 25 minuti. Apriamone una, vediamo com'è all'interno. Super morbida, guarda che meraviglia. E quando lo sfornate si è diffuso un profumino nella cucina che non ti dico, non vedo l'ora che sia domani mattina per farci colazione. Mi raccomando, se la ricetta ti è piaciuta, iscriviti attivando la campanellina tutta, regalami un like e condividila su tutti i tuoi social.